Io ho riparato l'altra volta. Ma chi ha fatto la saga piana? Semplice la situazione, hanno approfittato del fatto che avevamo tutti quanti giù a Catania e facevamo tutte le belle storie per Teleton e hanno provato a scassinarci studio. Quanto vedevo che sta facendo? Una piotta. Grazie. Grazie. Tanto muove il casco perché è stato. La mia vita è come un after. After sto andando come un charter, trippando come Casper, la Casper, sto facendo arte. Target, Spendo, brillo, ti spengo. Mi chiamano sergente principalmente perché il mio ruolo è quello di vigilare e vigilare vuol dire essenzialmente per risolvere problemi. Oh, vedi, alto, capellini sì, è un po' cross, certo. Dall'alto telecamera si vede che il giubbetto è rosso, capito? Ah, ho capito, sì, se la mi stava qua. Io ho detto, ma scusa, ma dove vuol dire qualche sera di mattina? Dicevano, mi manda abita qua, però se la faccia da bambacione. Tutto quello che è un problema, se possibile, va risolto. Dico, se possibile, per il semplice fatto che le cose mutuano, cambiano alla velocità della luce. È trovato, poi. Certo che l'ho trovato. Sai chi è? Lo conosci pure, lo stalker. Come ad esempio, prima fai tanta fatica per diventare famoso e avere dei fan e poi i fan ti davano a scassinare lo studio. Ah, lui è quello che vuole entrare? Sì, un bicchiere d'acqua. Cioè no. Tutti stiamo cambiando e anche io sto cambiando, sto aspettando un figlio, sto vedendo nuove prospettive. Vabbè, tanto mo vediamo se sporge denuncia o no, vediamo. Dai. Quest'anno è un momento pieno di cambiamenti, stiamo affrontando altre cose, altre situazioni. Comunque noi si potremo fidare sempre e comunque solo di noi. Il cambiamento è crescita e quando c'è la crescita è sempre positivo. Dai, andiamo verso il vecchio, va, andiamo a vedere tu quali. Parte pure, va. A me la gente magari mi dice sei cambiato così, ma in verità sono sempre io, non sono cambiato una virgola. Forse guarda, ti dirò, sono quello che è cambiato di meno. Quando ero proprio piccolo ero veramente proprio buono. Ma mi prendevano un sacco in giro perché ero basso, ero molto più basso degli altri, quindi ma non mi ha mai fregato un cazzo, è sempre stato il più bravo, il più bello di ogni scuola, di ogni classe, quindi. Rispecchio tanti ragazzi d'Italia, a differenza di altri, magari che ne so, un Wayne può essere un po' più particolare, il Parex può essere un side, io sono un po' più diciamo il miscuglio. Quando vedo tanta gente, tanti fan ai live, ai concerti, agli store, comunque mi ci rivedo proprio, capito? Quando vedo il ragazzino con le scuole, con la catenina, cioè nel senso mi ci rivedo tanto. Un saluto speciale a Fiore e a Mattia, tanti cuoricini studiati e fare i bravi. Eschere. Io penso di essere rimasto insomma il ragazzo che ero prima con soldi in più, quindi che ne so, magari prima mi facevo un caso e ora mi compro il Rolex. Bitch, avvicinando il mio polso, Rolex, altro
tutti i bici intorno, via via, hey, hey. Non so più come scegliere. Ma aspetta, quando è che parte? Ehi, quante cazzo di telecamere, tutte queste telecamere, non so più come fare. Non ho mai avuto una passione sulla musica, veramente per la musica. Che stai, Gigi? Sì, bitch, ragazzi. L'unico concerto a cui sono andato è Alex Britti. Spaccava il culo. Ehi, ehi, wow, wow, sta invidiando il mio pozzo. Ehi, ehi, wow, wow. Ha troppe bici intorno. Ehi, ehi, wow, wow. Non so più come scegliere. Ehi, ehi, wow, wow. Troppo in alto, non so come scendere. Sei vado in studio con Tony. Mi dice due cose. Mi dice o facciamo la trappata, quindi la cosa coatta, o mi dice facciamo una cosa tipo pop, d'amore, così. Là svuotano quando faccio boh, ehi, ehi, wow, wow. Mi dice fa una cosa trappa, la faccio al volo, se è una cosa più lavorata, più che suono, cioè ci mettiamo un po' più tempo. Faccio le sporche. Boh. Bitch. Rolex. Inizia a mettere a posto allora. Trasforma quella merda in oro, bitch. Boh. Ehi, ehi. Wow, wow. Io vado allo studio, facciamo il beat insieme. La maggior parte delle volte è così e poi. Comunque iniziare la canzone così. Boh. Ehi, ehi. Wow, wow. Poi niente, io inizio a fare il ritornello. Beh? Ehi, ehi, wow. Altro bici intorno. Ehi, ehi, wow. Non so più come scendere. Ehi, ehi, wow. Troppo in alto, non so come scendere. Abbiamo un sacco di merda comunque, devo dire. Eh sì, questa cosa mi rassicura la gente. Oh mio Dio, quanto sono tranquillo. Sono così tranquillo. Oh Ema, come stai? Ok, ci vogliamo vedere in piazza tra un quarto d'ora. Va bene, a tra poco. Ok, ciao ciao, ciao ciao. Ah, mia madre a parte per prima cosa è matta, è newyorkese proprio di quelle matte, non gli devi fare, gli devi fare rode, insomma. Fa film internazionali più o meno da quando ha 5-6 anni, quindi è molto abituata a partire per lunghi periodi di tempo. Lei faceva pure la cantante quando era un po' più giovane, tipo cover di ACDC, Guns N' Roses. There's Dylan, come on. Ciao, ma. A me mi ha cresciuto mia madre e Rione Monti. Starò via parecchio tempo comunque. Quanto? 10 mesi. Ce la fai senza di me? Ce la faccio, sì. Are you gonna be able to be without your mommy? Vedrò che parte. Io ho sempre potuto contare solo su lei e lei ha sempre potuto contare solo su me. Non lo so, non lo so, ma mi parli un attimino di quello che stai facendo ultimamente, non mi dici mai niente, ma niente, proprio niente. Vedo le persone, vedo che sei diventato famoso, ma in realtà non so a che punto sei di tutto questo, no? Ha dovuto fare anche un po' la parte, magari, che fa un padre con me o che fa... potrebbe fare una sorella, un fratello maggiore. Io vado e ti devo dire le cose che ti direbbe qualsiasi mamma che vuole bene a suo figlio. Don't drink too much. No. Cioè, non ti ubriaca troppo. Preservativi, sempre. Non voglio ancora nipotini. No, guarda, presto, perché sono un po' early, presto, ok? Sì. Quando ero ragazzino doveva partire per un anno, 6 mesi o quello che ha. Magari era un po'... un po' difficile. Senti, porto ciò a casa, io ho ancora due cose da fare. Ci sentiamo dopo. I love you to death. Ok. Because... ciao, ma. Ci sentiamo okay. Dopo anch'io. Mi raccomando. All right. Ciao, ma. Ciao, sweetie. Ciao, ciao, ciao. Ciocco. Dai, andiamo. I cambiamenti vengono in base all'esperienza, nel senso assumersi delle responsabilità. Yeah.
fuori dalla cerca. Ho tanto solo per la tenda. Ho tanto solo per la tenda. Ho soldi solo per la tenda. Giuro a Roma non c'è nessun altro. Ho tanto solo per la tenda. Rischio per il mio grado solo per la tenda. Di bici per lo senso. Qualsiasi persona può fare ciò che abbiamo fatto. Chiaro, ci soprattutto se vedi che l'ho fatto io, vuol dire che lo può fare chiunque altro. Io non so, hai capito, perché, cioè, sì, perché tu vedi qualcuno, è solo che invece che star lì a dire, invece che parlarci male, tu mi dici, aspetta che provo a far come loro, chiaro, culo. Edo Fendi, un nuovo rapper emergente, parte della tipo 70. Per me è come un fratellino, abbiamo passato il pomeriggio insieme a parlare dell'industria della musica, gli ho dato qualche consiglio essendo come un fratello minore in un certo senso. La gente vuole dare il messaggio che tu fai qualcosa agli altri non possono fare. Invece al contrario, se lo faccio io lo può fare. Guarda, adesso era il parchetto, cioè facevo le canzoni con i miei amici, ripenso, faccio sempre le mie canzoni. Per divertirci. Chiaro, adesso sono qua con te, che l'ascoltavo tempo fa, dicevo a tutti che condividevo l'idea, mi prendevo per il culo, siamo arrivato a 3.7. L'essere umano è fatto per cambiare. Cambiare e migliorare. Non tradire quello che sei. Io mi ricordo una volta, avevo avuto 13 anni e stavo qua in centro e becco un rapper famoso in culo di Roma e gli faccio X, ma sei te? Tipo, lui si è agitato, mi ha risposto malissimo, tipo una ragazzina, sono scazzato. E due anni fa, dopo l'ho ripercato una serata, mi ha fatto tutti i complimenti. E gli faccio, ma lo sai che quando già avevo 12 anni si è fermato e mi ha fatto le risposte di me. Così. No, se non sapeva che cazzo dire. Il successo fa cambiare le persone. E il successo ti fa vedere persone che tu hai sempre visto fino a un giorno in un modo, in un modo completamente diverso. E penso che questo sia assurdo nel mio modo di vedere le cose. Ma c'è tutto, sta anche c'è culto intorno al rap, interesse, cose. Tutto. E c'è tutta sta fama e luce, tipo una cifra dalla testa. Tutto qua una cifra fa scifare le teste di sempre di piedi per terra e ricordarti di essere vero. Tutto stesso. La cosa più importante in assoluto è essere te stesso. Non copiare mai nessuno, non fingere di essere qualcosa che non sei. Pure te l'ho detto. Oh, balla, raga, che avete fatto? Buonasera. Buonasera. Avevamo chiesto di far venire saluto Antonio, però c'erano solo i Pils, siamo accontentati. Siamo stati a cena con i Pils e sono molto divertenti loro, abbiamo anche delle cose in comune, anche se in realtà non ci eravamo mai conosciuti. Ma solo una cosa, devo mangiare. Ciao, ma solo. Mamma mia. Cioè, ci stanno tipo milioni e milioni di esemplari. Finisce noi due perché... No, non è dei fagombo, che è sta cosa? Cioè, ancora non avete preso i pizzetti, sono solo dei bubbi. L'abbiamo beccato la prima volta, mi pare, alla presentazione di Suburra. La lunga che fa, ma rifilliamo? Abbiamo dei vibe abbastanza simili, siamo molto energici, ognuno ha il suo. Te c'è più followers di Young Lean. Non ci credo. Ma Young Lean è morto, sei il 18. Tu non sai, ti ricordi, c'è stava la roba tipo Peppermint Ray, c'è stava una roba che per un periodo al momento. Ho già capito te. La call di mezzanotte. No, io dicevo quel coso, quel sito, lo ricordi? Sì, che ti dava il numero di telefono. Sì, sì. Sia io che Luigi, tipo, eravamo quei diversi con le tute strette che andavano ai rave. Lui era di Cinecittà, mi sa Cinecittà. Parlavamo insomma delle feste, delle discoteche. A mezzanotte chiamavi il numero e lui ti diceva una cosa. Al decimo chilometro da Cassia. Giri a sinistra, te fai due e poi poi la macchina. E senti il sound a 2 chilometri con la macchina parcheggiata. C'era pure il coatto per beccare. Certo, era bellissimo. Era quella, bellissimo, quella ero io, fratello. Era bello. C'era pure un po' paura di lui perché era un criminale proprio.
Parlavamo tipo del Tony Hawk, ma questo è squalo del Tony Hawk. Poi la seconda volta, oh bella, la terza volta, oh bella questa, la quarta volta. E poi la fratella a un certo punto a forza disse bella è andata alla TPG. Erano molto curiosi di come ci fossimo conosciuti, quindi abbiamo parlato un po' insomma delle nostre origini, del nostro passato e poi anche del nostro futuro, del nostro presente che c'è a futuro. Voi che dite? Che sta con me? Non lo so, ma a mo' stiamo a progettare un po' di robette carine, un po' di robette serie. Però è difficile perché come puoi immaginare dopo un po' di tempo devi trovare sempre il meccanismo con cui ti evolvi quello che tu hai fatto, insomma. Certo. Molte volte tanti artisti diventano schiavi del loro pubblico. Certo, continui a fare sempre le stesse cose e alla fine funzioni solo perché sei la parodia di te stesso. Noi siamo esplosi come fenomeno e non come veri rapper, perché comunque noi abbiamo iniziato a rappare 5 minuti prima. Cioè i nostri colleghi sono tutta gente che rappa da 10 anni. Come se noi prendiamo un quadro, abbiamo cominciato sempre a fare pennellate, no? Adesso dicevo, però io voglio saper disegnare una casetta, capito? Cioè, sono un artista, però so fa solo quadri con i pennellate, tutti mi dicono sono fortissimo, però non so disegnare una casetta. Allora voglio saper disegnare una casetta, voglio saper fare l'alberello da paura. Poi decido quali tipo di. Se mi fa l'alberello, se non voglio capire come fa. Solo roba astratta e non va bene. Sono cose, come si dice, sono step che devi passare. Normali della tua carriera, secondo me. Io penso che ci sia, cioè, sia necessario in ogni momento, quando si calcifica qualcosa, qualcuno che arriva e rompe da fuori. Non è un buon momento di cambiamento. In Italia in questo momento tu hai visto nasce Gali, Sfera, Darpolo Gang, Garbrave, Gazzelle, che cazzo ne so. Tu hai visto nascere in questo momento proprio la nuova. Cioè questi sono i nuovi Celentano, i nuovi Albano, per dire pop, ma per dire la nuova cultura musicale da quei prossimi 20 anni, perché frate, muore Albano, muore Celentano, ma con tutto il bene del mondo, muore la vecchia scuola, proprio. Cioè rimangono i Negramaro, Giovanotti, poi. E poi ci siamo noi, oh. Lo compro